ragazzi, ben tornati sul nuovo video sul canale. Oggi ragazzi siamo tornati qui con il secondo episodio dei pronostici del mio canale della Champions League. Quest'oggi siamo qui nella partita Monaco-Juventus, come promesso appunto nel video di ieri. Quindi se vi siete persi il video di ieri, mi raccomando, andate a vedere il video di ieri, così almeno capirete meglio appunto quello che andremo a fare nel video di oggi. Comunque semplicemente quest'oggi nuovamente siamo qui con due piattini. Da una parte abbiamo il piattino del Monaco, dall'altra abbiamo il piattino della Juventus. Quindi destra piattino Juventus, sinistra piattino del Monaco. E semplicemente come ieri andremo a vedere quali dei due pezzettini, perché dentro li ho messi due pezzettini di formaggio, appunto il mio cane andrà a mangiare per primo. Appunto il piatto corrispondente del pezzettino di formaggio che andrà a mangiare per primo corrisponde alla squadra che passerà il turno. Non vi spoilerò il pronostico del mio cane per la partita Real Madrid-Atletico, così almeno se non l'avete visto avete ancora il tempo di andare a vederlo. Mi raccomando, datelo a vedere se vi siete appunto persi il primo episodio. Lasciate like fin da subito in questo momento, così almeno magari se ve lo porto anche per la finale, come ho già detto anche ieri. E niente ragazzi, piattino destro Juventus, piattino a sinistro Monaco. Non so se si leggono benissimo le scritte Monaco-Juventus, credo di no, perché comunque sia è molto difficile che riesca a prendere a fuoco una scritta così piccola. E niente, detto questo, chiamiamo il nostro cane e andiamo a vedere quale dei due pezzettini di formaggio andrà a mangiare per primo. Mi raccomando però ragazzi, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Detto questo, andiamo dentro con il video. Ok, stiamo chiamando il nostro cane. Vediamo quale delle due squadre sceglierà, se Juventus o Monaco. Vediamo la Juventus, visto che sono juventino. Vai. Juve. Vaffanculo, ecco. Monaco, secondo il mio caso. Quindi il nostro cane ha scelto il Monaco quest'oggi all'andata, vi ripeto, non vi spoilerò chi è uscito, ma comunque sia, andatelo a vedere, mi raccomando, ha scelto Monaco, quindi secondo lei Monaco andrà in finale. Porca la puttana, non devi dire queste cose mai nella vita, sennò ti picchio. E niente ragazzi, qui da Bembe è tutto, noi ci becchiamo prossimamente con un nuovo video. So che questi video comunque sia sono brevi, però comunque sia un video che non posso farvi diventare chissà quanto lungo. Avrei potuto farvi tutto in un unico episodio, ma preferisco farvi diciamo più video, in modo tale che avete anche più video caricati sul canale ogni giorno. Quindi niente ragazzi, mi raccomando, lasciate il like se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto nuovamente, attivate le notifiche al canale, passate da Facebook, link come sempre in descrizione. Qui da me e il mio cane Labrador, che ha scelto il Monaco, porca la puttana, è tutto. Sayonara. Porca troia, che male le ginocchia stare così. They want me to come home, but I ain't never leave.